Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti ai pronostici della 21esima giornata di Serie A. Ecco qua il foglio, i pronostici della settimana scorsa sono andati non bene, benissimo, super benissimo. Ho preso praticamente quasi tutto, ho preso anche la vittoria della Fiorentina contro la Juventus. Ho preso 1-0-0 che ora non ricordo, ma l'ho preso il risultato esatto. Sono andati molto molto bene, quindi muoviamoci e andiamo subito a vedere i pronostici di questa settimana, partendo dalle partite che giocano prima. La prima partita è Chievo-Fiorentina. Chievo-Fiorentina, ovviamente io vi do sempre una facile, una media, una difficile e un risultato esatto. Per quanto riguarda Chievo-Fiorentina, io penso sarà una partita con non troppi gol. Probabilmente sì, qualche golletto ci sarà. La Fiorentina sarà motivata dal fatto di aver vinto, c'è lo sportello chiuso, sì, del fatto di aver vinto per 2-1 contro la Juventus, mentre il Chievo ha già quasi concluso il campionato. Però sarà una sfida molto molto difficile per entrambe le squadre. Il Chievo cerca la centesima vittoria in Serie A nella storia del Chievo, mentre la Fiorentina comunque sa che Verona è un campo molto ostico, però vuole risalire. Motivo per cui andrei a giocarmi per la quota facile un under 3,5 che è quotato 1,25 e ce lo porta per il bonus. Per la quota media andrei a giocarmi il segna casa, sì, perché penso che il Chievo-Verona possa far gol alla Fiorentina, mentre per la quota difficile, che è quotata 2,35, pensate, andrei a giocarmi la vittoria della Fiorentina. Penso che la Fiorentina possa spuntarla dal Bentegodi con i 3 punti e cominciare un buon filotto come sta facendo l'Inter per risalire. Il risultato esatto che vi dico, ma è quasi impossibile prendere, è Chievo-Verona 1, Fiorentina 2. Milan-Napoli. Milan-Napoli sarà il vero big match della giornata, più di Juventus-Lazio secondo me. Milan-Napoli, si decideranno molte cose in questa partita. Il Napoli per me è più attrezzato del Milan, nonostante il Milan, dando un colpo al cerchio ma la botta, sta andando piano piano sempre più avanti. Milan, che comunque penso che almeno un golletto lo farà, io proprio per questo andrei a giocare per la quota facile l'over 1,5, quindi si faranno almeno 2 gol, che è quotato 1,20. Per la quota media l'over 2,5, che se si faranno almeno 3 gol, è quotato 1,70. E infine per il risultato difficile andrei a giocarmi il 2 secco del Napoli, perché io penso che ce lo quotano bene 2,10, non abbastanza secondo me, perché potranno anche darci una quota 3, perché Milano non è mai un campo facile. Però il 2 del Napoli per me ci potrebbe stare. Il Napoli è in un momento di forma strepitoso e potrebbe vincere. Per il risultato esatto che vi do, che vi consiglio, è Milan 1 Napoli 2. Passiamo adesso a Juventus-Lazio. Qui c'è veramente poche storie. Io, nonostante vedo una buona Lazio e vedo una Juventus leggermente in calo, penso che la Juventus, come accade sempre fra queste due squadre, distruggerà la Lazio. Motivo per cui andrei a consigliarvi per la quota facile l'1 della Juventus, che è quotato comunque 1,50, per la quota media l'over 2,5, che è quotato 1,80, e per la quota difficile, per la quota difficile 1 handicap, ovvero la Juventus vince con almeno 2 gol di scarto, ce lo pagano 2,36. Per scusate. Per il risultato esatto andrei a giocare Juventus 3, Lazio 0. Passiamo adesso a Bologna-Torino. Bologna-Torino invece la vedo una partita molto bloccata. Il Torino non si sa, ragazzi, non sembra, magari lo dico e vince, però sembra non voglia mai fare il grande salto. Il Bologna in casa è una squadra difficile, anche se comunque si è salvata, quindi mo sta tranquilla. Motivo per cui andrei a giocarmi per la quota facile l'under 3,5. Sarà una partita, penso, poi magari sbaglio, ma penso molto tranquilla, che ce lo quotano 1,30. Per la quota media andrei a giocarmi a pararmi con l'X2 quotato 1,40. E poi per la quota difficile ce lo quotano 2, andrei a giocarmi l'under 2,5. Il risultato esatto penso sarà un 1-1 molto tranquillo. Comunque il risultato esatto, ripeto, non si sa mai. Empoli-Udinese. Per quanto riguarda questa partita, penso sarà invece, oltre diciamo a discapito di Bologna, la più noiosa della giornata penso sarà Empoli-Udinese. L'Empoli ha una buonissima difesa, ma un attacco che fa veramente pena. L'Udinese gioca molto molto bene, motivo per cui potrebbe anche stupirci. Però questo bel gioco non porta frutti ultimamente, per cui andrei a giocarmi per la quota facile l'under 3,5. Andrei a fare una scala, che è quotato 1,22, per la quota media l'under 2,5, che è quotato 1,70, e per la quota difficile l'under 1,5, che è quotato ben 3, ragazzi, 3. Detto questo, il risultato esatto qua ve ne consiglio 2. Potrebbe essere 1-0 per l'Empoli, che comunque ha bisogno di punti salvezza, cioè bisogno insomma, con una vittoria probabilmente chiuderebbe il gioco salvezza.
oppure lo 0-0, che comunque sarebbe buono sia per l'Empoli che per l'Udinese, anche perché dubito che quest'anno l'Udinese punti all'Europa, mentre per l'Empoli un punto sarebbe comunque buono per poter provare ad allungare o comunque a cercare di tenere una certa distanza con le contendenti. Genoa-Crotone, da una parte il Genoa che non si riesce a capire cosa vuole fare, sta cambiando tutta la rosa, dall'altra il Crotone che è messo male 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 in classifica. Io penso che il Crotone perderà anche questa, mi dispiace per i tifosi, addirittura visto che molto spesso vi dico che, e ci prendo, che il Crotone regge fino alla fine e poi perdi, quindi vi do magari dei pronostici a favore del Crotone al primo tempo, questa volta no, penso che il Genoa batta il Crotone, non so se li fa tutti al primo, tutti al secondo tempo, però penso che lo batta anche piuttosto largamente, quindi vi consiglio per la quota facile l'over 1,5 quotato 1,25, per la quota media l'1 secco del Genoa che è quotato 1,60 e per la quota difficile il Genoa vince con almeno 2 gol di scarto, quindi 1 handicap almeno 1 che è quotato 2,50. Risultato esatto vi consiglio il 3-0 per il Genoa. Palermo-Inter, per quanto riguarda Palermo-Inter, penso che l'Inter metterà la sesta vittoria consecutiva in campionato, perché il Palermo non ha una rosa adatta per riuscire a contrastare l'Inter, soprattutto quest'Inter in un grande momento. Stiamo attenti perché Palermo è un campaccio, però ragazzi, campaccio o non campaccio, il Palermo si conosce, si sa che squadra è. Purtroppo quest'anno non va. Per la quota facile vi consiglierei scusate, l'over 1,5, perché penso che almeno 2 gol ci saranno in questa partita, vista anche la difesa non troppo eccezionale del Palermo e visto anche che l'Inter molto spesso un golletto lo piglia, che ha quotato 1,20 l'over 1,5. Poi per la quota media andrei a giocare il 2 secco dell'Inter che ce lo portano a 1,60. Per la quota difficile andrei a giocare 2 secco dell'Inter più entrambe le squadre segnano più gol, quindi l'Inter vince ma subisce gol, che è quotato 2,40, mi sarei un attimo impappinato, 2,40. Per il risultato esatto andrei a giocarmi Palermo 1, Inter 3. Andiamo a vedere Pescara-Sassuolo. Per quanto riguarda Pescara-Sassuolo, ok, io sono sicuro che il Pescara a questo punto cercherà di rialzarsi e riequilibrare la zona salvezza, però non penso che questo sia il momento adatto. Il Pescara ha fatto dei buoni acquisti, ha messo su una buona difesa e questa è cosa buona e giusta, ha messo su anche un buon centrocampo, ha preso dei giocatori che sanno segnare, ma penso che non è ancora il momento adatto per cominciare a fare punti. Il Sassuolo invece con il ritorno di Berardi ricomincerà a fare punti e ne sono certo, anzi sono sicuro che porterà una prestazione degna, motivo per cui per la quota facile andrei a consigliarvi l'over 1,5 visto che conosciamo le due difese ed è quotato 1,25. Per la quota media mi andrei a coprire giocando l'X2, quindi o pareggio o vittoria del Sassuolo ce lo portano a 1,50, mentre per la quota difficile andrei a giocarmi direttamente il 2 secco del Sassuolo che è quotato 2,50. Il risultato esatto che vi consiglio è Pescara-Sassuolo 0-3. Andiamo ad allargarci, difficile però ci proviamo. Le ultime due, una è l'Atalanta-Sampdoria, l'Atalanta che dopo la sconfitta contro la Lazio deve dimostrarci di poter rimanere nelle zone alte, motivo per cui io penso che lo dimostrerà, anche perché la Sampdoria quest'anno non è né carne né pesce, quindi per la quota facile andrei a giocarmi l'over 1,5 che è quotato 1,25. Ho detto la Sampdoria non è né carne né pesce, ma se vuole stasera vince con noi, può darsi, ho detto ragazzata, vince con noi, ci sta. Però in campionato non è né carne né pesce, l'over 1,5 quotato 1,25. Per la quota media andrei a giocarmi secco l'1 dell'Atalanta che è quotato 1,70 e per me l'Atalanta porterà a casa i 3 punti. Infine per la quota difficile andrei a giocarmi l'over 2,5. Penso che almeno 3 gol li faranno, motivo per cui mi gioco questa quota che è quotata appunto, che è portata a 2. Risultato esatto che andrei a giocarmi Atalanta 2, Sampdoria 1. Ultima partita, Roma-Cagliari è quella che si gioca per ultima. Io purtroppo qua forse sono anche un po' di parte, però penso che se la Roma vuole ambire a qualcosa, e non parlo di scudetto ma semplicemente di secondo posto in casa contro il Cagliari, devi vincere. Io qua ragazzi faccio un azzardo molto molto tosto e vi vado a consigliare questo. Per la quota facile l'1 secco della Roma quotato 1,25, per la quota media andrei a giocarmi l'under 3,5 che è quotato 1,80 e penso che la Roma non farà così tanti gol ma si terrà un pochino più chiusa. Per la quota difficile andrei a giocarmi segna Borriello, sì, perché credo che Borriello un gol ce lo appizza come sempre, almeno un gol, e la quota ce la portano alta, per cui per me vale la pena giocarlo. Risultato esatto ve ne dico 2, Roma-Cagliari 3-0 e questo andrebbe contro la mia tesi di Borriello, oppure Roma-Cagliari 3-1 e questo andrebbe contro la mia tesi dell'under 3,5. Purtroppo ragazzi mi sento più il 3-0, però è difficile che Borriello non ci segna. Detto questo video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto invito a lasciare un mi piace, se vi ha fatto fare un dislike, regà 1500 like se volete i prossimi pronostici, se no non li faccio, perché se no i pronostici non si caga mai nessuno. Buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.